Anzitutto l'indirizzo moda è qui perché noi l'11 settembre abbiamo chiesto a tutti gli enti locali del Valdarno, a tutti i comuni, più la provincia naturalmente, di reperire possibilmente dei locali alternativi vista la situazione al Marconi. Ormai sono recato al Marconi prima di chiunque altro perché il 5 di settembre è stato comunicato il crollo e quindi la situazione è veramente che difficile, poi la sicurezza dei ragazzi è come di tutto. E questa è una prima risposta. Io spero, so di altri comuni, oltre che di Montevarchi, naturalmente, che si stanno dando da fare per trovare una soluzione anche agli altri 360 studenti circa che insistono, sono iscritti presso il professionale, quindi che frequentavano il Marconi. Ragazzi sono in DAD attualmente. E gli altri 360 sono in DAD da oggi. E il doppio turno è finito perché poi abbiamo fatto un'assemblea, anzi due assemblee con i genitori, ma comunque l'ultima di venerdì scorso, dove hanno partecipato quasi 400 genitori, di cui oltre 100 in presenza. Un'assemblea molto sentita e anche diciamo abbastanza difficile anche perché le risposte che può dare la scuola sono limitate alla didattica, ovviamente l'edilizia scolastica noi non abbiamo nessuna competenza e è emersa la necessità assolutamente di fornire locali adeguati per gli altri indirizzi che ripeto sono altri tre indirizzi, anzi quattro se consideriamo anche l'operatore elettrico. Ecco, la provincia al momento che risposte gli ha dato? La provincia si recherà da noi il 5 di ottobre, giovedì mi sembra, lo riceveremo in presidenza, ci sarà naturalmente tutto lo staff dirigente e ci saranno anche i rappresentanti dei genitori, oltre che il presidente del Consiglio d'Istituto. Io spero in una soluzione rapidissima e sono preoccupato se questa non arriva velocemente. Quello che possiamo fare l'abbiamo fatto grazie ai professori che collaborano direttamente con me, abbiamo attivato immediatamente anche periodi di stage, per esempio per le estetiste e per le parrucchiere e quindi grosso modo altri 150 studenti non stanno perdendo la didattica anticipando il periodo di scuola-lavoro. Cosiddetto PCTO. Quindi il problema rimane grosso modo ora così, per circa 200 studenti qualcosa, che comunque sono sempre tantissimi e che rappresentano assolutamente una necessità, che debbono assolutamente venire collocati in aule e offerto loro la possibilità di una didattica non a distanza ma in presenza. Sottolineo un problema ancora più grosso, che riguarda in particolare proprio gli indirizzi del professionale e che noi non abbiamo subito solamente la non fruibilità di 22 aule, ma anche di 15 laboratori. Di questi 15, ora praticamente 3 sono qui perché la moda l'abbiamo collocata. Estetiste parrucchiere facendo lo stage per il momento di fatto fanno attività laboratoriali, per cui direi che la situazione è meno grave di 15 giorni fa. Comunque occorreva, insomma, diciamo così, non voglio fare particolari complimenti a un sindaco o un altro, occorreva insomma una risposta immediata forse anche da altri comuni e soprattutto dalla provincia. Con questo vediamo se giovedì riusciamo a.